Prima di iniziare col video vi invito a premere la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui video che usciranno sul canale. Buona visione! E anche per questo canale è giunto il momento di andare a elencare cose su cose che vorrei Pokémon Ultra Sole e Pokémon Ultra Luna senza che Game Freak se ne curi minimamente. Dopo aver finito Pokémon Sole e Luna tipo... ieri, sono pronto finalmente a fare questo genere di video. Ragazzi, ho visto già che ci sono ovviamente altri video di questo genere in giro per la piattaforma, ma essendo video soggettivi, ovviamente qua non si tratta di copiare o no, ed è un format che esiste da molto tempo. Ci tenevo a precisarlo per evitare i commenti. Hai copiato Gesù Cristo? No. Detto ciò, direi che possiamo iniziare subitissimo. La prima cosa che vorrei, giusto per tirarci contro un po' di persone, sono le palestre. Ora, io ho apprezzato tantissimo che Game Freak abbia provato a cambiare il sistema delle palestre inserendo il giro delle isole. È una cosa che mi ha fatto piacere, questo spirito innovativo, e a suo modo il giro delle isole è stato carino, ma secondo me le palestre sono meglio. Le palestre danno più soddisfazione, danno più sfida, almeno per quanto mi riguarda, e le prove sinceramente le ho ritenute più o meno facili o comunque non molto stimolanti. Ciò non vuol dire, e lo dirò in un altro video più approfonditamente, eliminare le prove, ma semplicemente aggiungere una struttura di Lega Pokémon simile se non uguale a quella delle altre regioni. Per un puro fattore personale, sinceramente io ho preferito molto di più le palestre che il giro delle isole, non togliendo nulla comunque ai fattori positivi che dava il giro delle isole. Insomma, non incentrava solamente il gioco sul combattimento, ma dava anche altre possibilità, insomma, altri modi per divertirsi, mettiamola così. Però in questo momento io sinceramente preferirei vedere delle palestre. Le premesse per metterle ci sono, c'è una Lega Pokémon, c'è una regione che si sta sviluppando, e quindi nulla, ci spero davvero molto. Fatemi sapere nei commenti, ragazzi, domanda del giorno fra tante virgolette, se preferite le palestre oppure il giro delle isole, e magari ditemi anche per quale motivo. Poi ribadisco, ci sarà un video molto più mirato a riguardo che uscirà tipo in queste settimane, ora non so bene quando, però sicuramente uscirà. Un'altra cosa che gradirei molto vedere nei nuovi titoli è un approfondimento delle ultra creature, in particolare dell'ultramondo. Avendo finito di giocare per l'appunto a Pokémon Sole e Luna da poco, posso affermare che la tematica delle ultra creature è stata trattata molto sciallamente, non è stata data loro moltissima importanza, comunque non sono state dettagliate molto bene. Stessa cosa vale per l'ultramondo, che abbiamo visto una sola volta andando a affrontare Samina, e non è stato chissà quanto bello in sostanza. Ci ha fatto vedere solo uno spicchio probabilmente di ultramondo, ma di certo non ci è stato detto nulla a riguardo e non ci è stato fatto vedere tutto. Mi viene in mente ad esempio il mondo distorto. Del mondo distorto, ragazzi, sappiamo un sacco di cose, sappiamo come è fatto, da cosa è fatto, chi l'ha creato, insomma è una sorta di universo che conosciamo più o meno bene, ovviamente non troppo bene, però qualcosina sappiamo. Dell'ultramondo sappiamo forse che ci sono le ultra creature, però non è una conoscenza chissà quanto grande. In sostanza, mi piacerebbe vedere in Pokémon Ultra Sole e Ultra Luna un suo approfondimento, magari anche facendoci vedere nuove zone o comunque spiegandoci qualcosa sulla sua origine, che cosa c'è, che cosa insomma ci possiamo trovare, cosa si può fare, quali sono le differenze sostanziali. Insomma, mi piacerebbe davvero tanto vedere qualcosa del genere, perché secondo me in Pokémon Sole e Luna è stato trattato in maniera molto sbrigativa e senza dargli particolare importanza. In sostanza, così come le ultra creature, sì, alcune le trovi nel dopolega, però boh, non si sa ad esempio perché alcune somiglino così tanto ai personaggi del nostro mondo, perché Quenneligo assomiglia a Lilia, perché Firomosa assomigli a quella maledettissima Samina, perché Gazlord possa essere ricondotto a Iridio. Insomma, non è una cosa così normale che degli esseri di un altro mondo assomiglino a dei personaggi del gioco, e sarebbe interessante vedere come Game Freak viene fuori da questa situazione. Spero davvero che facciano qualcosa, perché altrimenti sembrerebbe davvero una trama molto incompleta in stile XY che mi deluderebbe davvero tantissimo. Abbiamo poi un classico, una cosa che vorrei da 300.000 generazioni e che non mettono mai, ossia il parco lotta. Ragazzi, il parco lotta, e il migliore è stato quello di terza generazione, è un post lega perfetto. Se tu vuoi fare un post lega e non vuoi sbatterti, ma ficcacelo sto parco lotta che la gente si diverte. E diciamocelo allora,
finito un gioco, la cosa che si fa è il parco lotta. È una sfida veramente difficile, sicuramente la più difficile all'interno del gioco, molto più difficile della Lega, e sto parlando di qualsiasi gioco, ed è stimolante, interessante, una cosa interessante, cioè veramente io non capisco perché non l'abbiano più riproposta, abbiano sempre fatto queste strutture, sì che sono carine, però ti rompo le balle dopo un po', parlo della Villa Lotta, parlo dell'Albero Lotta, parlo anche di quella schifezza che c'era in nero che non mi ricordo, e forse non c'era neanche ora che ci penso, il Metrò Lotta, quel maledetto. Sono strutture che sì, hanno il loro interesse, sono abbastanza carine, però non ti rendono tanto. Invece un bel parco lotta secondo me è utile anche per alimentare il post Lega, che i Pokémon Sole e Pokémon Luna ho notato essere più scarno di quanto mi aspettassi. E nulla, mi piacerebbe davvero vederlo in stile Rubino e Zaffiro e Smeraldo, che poi c'era solo in Smeraldo, ma dettagli, oppure in stile Heart Gold e Soul Silver, con i soliti capi e i simboli, sarebbe qualcosa di interessante che finalmente potrebbe ritornare. Io ne ho piene le palle di queste strutture di merda di dopo Lega che non c'hanno un cazzo, ok? Passiamo invece adesso il mio desiderio principale, forse, ossia nuove forme Alola. Ora, non che io non sia soddisfatto delle forme Alola che ci sono in Pokémon Sole e Pokémon Luna, ma sinceramente me ne aspettavo altre. Di certo non mi aspettavo Dugtrio, non mi aspettavo Golem. Vorrei vedere degli altri Pokémon sotto questa nuova veste di Pokémon di una nuova regione, in sostanza. Mi piacerebbe vedere Lapras, ad esempio, uno che adorerei tanto vedere. Dodrio è un altro che mi interesserebbe. Insomma, sono stato un pochino deluso dai Pokémon che sono stati scelti per le forme Alola, e siccome ci sono le premesse per vederne di altri, insomma siamo in una dimensione alternativa, di qua, di là, sappiamo tutti come girano le cose adesso, sarebbe davvero carino vedere altre forme Alola che vanno oltre a Pokémon Sole e Pokémon Luna. C'è ancora da vedere come saranno interscambiabili i due titoli, ma io sono abbastanza convinto che, non essendoci un Pokédex nazionale all'interno di Pokémon Sole e Pokémon Luna, è una cosa che si potrebbe comunque fare, e sono davvero interessatissimo nel vedere che cosa viene, con cosa se ne viene fuori Game Freak più che altro. Tra l'altro mi piacerebbe anche vedere altre forme Alola, non solo di Kanto, magari anche di Johto, di Hoenn, delle prime tre generazioni in particolare, perché farle di quelle successive mi sembra abbastanza forzato. E nulla, questo è uno dei miei desideri forse più importanti e che spero si avverino in Pokémon Ultra Sole e Pokémon Ultra Luna, ma ce n'è uno al quale sono ancora più legato e che è l'ultimo che ho lasciato in questo video. Difatti ragazzi, ciò che desidero di più da questi titoli sono mega evoluzioni e mosse Z, per la precisione nuove mega evoluzioni e nuove mosse Z. Ragazzi, secondo me in particolare con le mega evoluzioni c'è bisogno di inserirne alcune. Non sto parlando di 30 nuove mega evoluzioni, sto parlando di 5/10 che possono in qualche modo bilanciare anche la questione degli starter. Non è una cosa secondo me giusta che un Blaziken sia più avvantaggiato di un Typhlosion solo perché quest'ultimo ha una mega evoluzione. Secondo me è necessario aggiungere perlomeno quelle degli starter e magari qualche altra mega evoluzione qua e là per aggiustare un paio di cose. È una feature che secondo me non va lasciata solo alla sesta generazione, ma va alimentata piano piano e aggiungere qualche mega evoluzione generazione con generazione. Sto parlando di 2 o 3, non sto parlando di 30 come hanno fatto in Pokémon Rubino, Mega Zaffiro, Alpha, ma piano piano cercare di progredire con questa feature e vedere se si riesce a creare qualcosa di carino. Ovviamente senza per l'appunto togliere nulla le mosse Z, anche loro secondo me in questi giochi andranno potenziate, andranno aggiunte delle mosse Z interessanti. Ce ne sono già di molte carine, però secondo me aggiungerne 5-10 anche in quel caso per alcuni Pokémon non farebbe assolutamente male, in particolare per qualche leggendario. Per le ultra creature sarebbe molto interessante vedere, ad esempio per Necrozma sarebbe veramente carino vedere una sua mega pietra, no, non la sua mega pietra, come ho detto, una sua mossa Z intendevo. E nulla, con ciò penso di aver detto tutto ciò che più o meno desidero da questi titoli. Fatemi sapere ragazzi nei commenti la top 5 di quello che vorreste vedere in questi titoli. Se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un bel mi piace, un commento e un'iscrizione al canale. Io con la solita magia, la mago Thelma, mi trasferisco al centro, vi invito anche a passare dai social in descrizione per rimanere sempre aggiornati sulle attività al di fuori del canale e a premere la campanella per ricevere ogni giorno i feed. Detto ciò, noi ci becchiamo in un prossimo video.